Amici di Bracciami Ancora, benvenuti a Napoli, indiscutibilmente una delle città più belle del mondo. Oggi faremo davvero tantissime cose, le faremo insieme a due amici che ci accompagneranno in questa giornata strepitosa, ricca di gusto e ricca di cose da mangiare, perché non mangeremo solo carne. In teoria io sono venuto qui per capire cosa riesco a comprare con 10 euro in tre macellerie di Napoli. Allora Michele, tu mi hai chiesto di portarti in tre macellerie di Napoli dove con 10 euro devi fare sta benedetta spesa e io ti faccio stare sicuramente bene. Però tu vieni a Napoli, no? Io che faccio? Non ti faccio fare un giro e ti faccio assaggiare un bel po' di cose? Ciao Michele, sono Carmen, la biologa nutrizionista, e ti accompagno in questo tour gastronomico insieme a Pitt, perché si sa, a Napoli si mangia tanto e io ti tengo d'occhio. Questo è il fiocco di Poppella, siamo nel rione Sanità. Ragazzi, se venite a Napoli dovete iniziare con questo. Un euro si può fare, no? Ho chiamato il cardiologo, porca miseria che bomba! Dunque, nell'ultimo weekend hanno venduto solo 15.000 fiocchi. Direi che va, Buono. Il mio tour a Napoli non poteva iniziare meglio. Ciro, quanti fiocchi venduti l'ultima domenica? 13.000. Senti, dentro c'è sta la ricotta, lo zucchero, poi non lo so che altro c'è. Una crema di latte. Madonna, è un segreto, lo sai. Lo so, amico mio, ma li dovrebbero vietare perché sono pericolosi, sono troppo buoni. Come... buono. Ma Pit, senti, il fiocco era mortacissimamente buono, era. Ora andiamo. Come ogni tour che si rispetti, dobbiamo assaggiare la pizza. Per fare giusto, sai, Napoli, la pizza. Quindi ti insegnerò a mangiare la pizza come la mangio io e come credo la mangino la maggior parte dei napoletani. Perfetto. Ma andiamo, se hai capito, no? Andiamo dall'antica pizzeria da Michele. Bello, bel nome, mi piace. Ciao amici di Bracciami Ancora, breve interruzione per dirvi che è uscita la nostra guida Steakhouse e Macellerie d'Italia, 400 indirizzi utili dalle Alpi alla Sicilia, ci sono tutte le province. La trovate su Amazon, basta digitare il titolo della guida o al limite il mio nome e il cognome, oppure vi lascio il link in descrizione. 13,50€, 350 pagine, così sapete dove andare a mangiare carne di serie A. Confermi? Sì. Perfetto. A ruota di carro? A ruota di carro. D'accordo, bene. Amici di Bracciami Ancora, metodologia e tecnica della mangiata di pizza da Michele senza posate, grazie all'aiuto di Pit. Allora. Grande consulente oggi, che grande consulenza. Mi piacere. Che cicerone meraviglioso. Vai te, io ti seguo. Allora, uno. Vabbè, fin qua. Ok. Punta. Ok. Punta. Tirala un pochino indietro, a sì. Posto. Due. Andata a metà. Ok. Ok. Gira la punta verso di te. Gira la punta verso di me. Prendila. Tre. Che è da inizio. Non c'è niente. Ah, fantastico. Ok. E adesso la parte migliore. Perché c'è un buco, cioè. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vai. Quattro, no? Vai. Ma... Have you seen everybody? Ok. No fork, no knife. Ok. Original napoletano way to eat pizza, guarda qua come esce, ma che la tua è truccata, che non esce niente. Allora, ora devi mangiare tutto il cornicione, perché a Napoli se lasci il cornicione ti cacciano dalla pizzeria. Ma quando arrivo, al centro è vuota praticamente. Mi è lunga la mia, se no ne facciamo un'altra. Vai. C'è qualcosa che non va bene, mangiamo del cornicione. Vai. Devi farlo vedere. Piatto del romano in trasferta, piatto del napoletano professionista. È arrivata la mozzarella, buona. La situazione è la seguente, Pit ha finito, ma lui è professionista, è andato più veloce di me, con il cornicione che avanza, ragazzi, si fa la scarpetta, con la parte un pochino più rigida si tira su, si mette quasi scarpetta, ma in quello sono un professionista anche io. Ho finito pure io. Devi prima... Devo slinguazzare, ma certo. Non è carino. Ecco. Buono. Adesso, dato che questa qua è dal forno, ma te la faccio assaggiare fritta. Mi pare giusto.
quando siamo arrivati io ho mangiato la sfogliatella, il fiocco e la margherita di Michele. A quante calorie stiamo? 800-900 calorie. Certo, possiamo andare avanti ancora. Tu, Carmen, tu tieni il conto, ok? Va bene, noi sto registrando tu tutto. Tieni il conto che a fine giornata stiliamo il conto definitivo. Va bene, vediamo quante giornate sedute di palestra devi fare. Esatto, lo fa, quanti chilometri. Vabbè. Dove siamo arrivati adesso? Siamo arrivati nelle case nuove. Bene, che siamo quartiere? Siamo dietro la stazione di Piazza Garibaldi. E che se mangiamo? Una pizza fritta. Mi pare giusto. Però te la faccio mangiare in versione battilocchio. Che quindi versione? Un pochettino più piccola. Pizza battitocchio. Questo è il classico battitocchio della Masato. Aspetta, vedi. Che nasce come pizza d'asporto. Questo originariamente la prima nasceva. Cosa fai così, guarda. È asciutto. Questa cosa è importante. Okay. Questo come si mangia? Così. La prima cosa, togliamo il cappello. Sì. Senti il profumo dell'impasto. È delizioso. È delizioso. E assaggia solo l'impasto. Una leggera pressione, facciamo uscire il vapore che sta dentro così non ci ustoniamo. Se no si gonfia, no? Poi possiamo mangiarlo, tempo 10 secondi che se ne scendo. Ovviamente quando lo andiamo a mordere, sempre una pressione sotto, in modo che il contenuto che sta dentro tende a salire e quindi tu mangi impasto e contenuto dentro. E non che tende a scendere e quindi te lo ritrovi tutto schiacciato nella carta. Ci vuole una laurea praticamente per mangiare. Non ci vuole, è pratica si chiama. Grazie. Tu sei la prima volta allenamento. Che lo mangi e quindi è la prima volta che ti Ah, mi piace. Non ce la fai. Qui, tira un po'. Aspetta, camignotta è cascato. Mi sono salvato. Quante calorie mi sono appena mangiato secondo te? Penso poche, un 400. Bruciato, ha detto poche, che bruciato. Praticamente questa è la prima macelleria. Macelleria Natale a Piazza Nazionale. Piazza pure prima. Buongiorno ragazzi, Vincenzo Natale è un ottimo macellaio, mi hanno parlato benissimo di te, complimenti per la macelleria perché è molto curata, molto carina. Io scommetto Vincenzo che tu riuscirai a farmi uscire con le buste piene con 10 euro. Allora ti preparo un ragù misto napoletano come lo facciamo a Napoli. Non ragù è misto napoletano. Come lo facciamo a Napoli? Vado a prenderti un pezzettino di corazza oppure bianco stato. Sì. Poi vado a prendere un pezzettino di muscolo. Benissimo. Muscolo di coscia. Prendo un pezzetto di gallinella di maiale. Muscolo di maiale. E ti vado a prendere un pezzo molto simpatico che a Napoli chiamiamo cucuizzo. Come lo chiamate a Napoli? Cucuizzo. Perché sarebbe in italiano? Una tracchia di loce, una praticamente tutta la parte esterna al collo. Ti vado a prendere una puntina di maiale. Maiale beneventano. Sì. Tradizione vuole che questa qua si debba cuocere intera. Dopodiché ti vado a prendere due coltellini, ti vado a mettere una cervellatina, infine se piacciono ti vado a mettere due nervi. Qua abbiamo due nervetti dal muscolo di coscia, questi qua servono per insaporire. Dopodiché ti metto una finezza. Una finezza. Per rosolare la carne ti metto un cubettino di nettare di wagyu. Serve solamente per dare un valore aggiunto durante la rosolatura della carne. Mi viene sospetto che solo a Napoli poteste trovare una cosa del genere, guarda, ci voleva la vostra creatività. Quindi tu questo me lo unisci al tutto. Questo qua, la durante spesa. La rosolatura, sì. Quando vai ad aggiungere le cipolline e l'olio, questo qua lo vai a mettere nell'olio, lo fai sciogliere, dopodiché aggiungi la carne e lo fai rosolare con questo cubetto. Ok, bene. Alla fine della fiera, con 10 euro ci portiamo a casa. Un pezzettino di corazza, un pezzettino di muscolo di coscia, muscolo di maiale, il pezzo di cucuizzo che è una parte del collo del bovino,
la tracchia intera, andiamo a cuocere intera, due polpettine, un pezzo di cervellata di maiale breventano, due nervetti, due cubettini di nettare di wagyu, questa qua è una braciola di cotenna, 12 euro, applichiamo giusto un pochino di sconto per amicizia e se abbiamo raggiunto i 12-10 euro. Sì, ricapitolando, con 10 euro. Con 10 euro. Qua si può acquistare questa mattonellina piccolissima di wagyu che vedete di Kobe originale, che viene solo 450 euro al chilo. Abbiamo fatto la prova, ci viene questo specchietto, quindi direi anche no. Questo carpaccio di Angus che qualcosina già lo spama, o il mitologico ragù napoletano, che ricordiamo il ragù napoletano non è trito. No, è questo. Assolutamente. Ciao ragazzi, buona grazie giornata. Mille. Andiamo. Io ho sbagliato a venire qua con 10 euro, guarda la roba che c'hanno questi. Senti, dove stiamo? Qua siamo ad Afragola. Afragola è praticamente attaccata a Napoli. Sì, attaccatissima a Napoli. La macelleria si chiama Centro Carni Dry Esposito. Age Beef. Centro Carni Esposito. Centro Carni Esposito. Andiamo, andiamo a conoscere Pietro. Andiamo da Esposito, va. 10 euro. Ciao Pietro, ciao. Pure qua la vetrina. A Esposito, ti prende a colpo Esposito. Io sempre 10 euro ho. Andiamo, va. Quanta robetta! Quanta robetta! Allora, Carmen, te lo dico subito, non mi guardare qui, perché qui c'è la roba costosa. Quindi qui no, guardiamo qui. Ciao Pietro, innanzitutto, la macelleria la tua, giusto? Che piacere, sì. Ecco qua, scusa l'invasione, Ci mancherebbe. Ce ne andiamo via subito. Giusto il tempo di dare un'occhiata a questa bella macelleria con 10 euro in mano. Pietro, il colpo d'occhio è molto molto interessante. Complimenti, perché è tutto sottovuoto, tutto curato. E l'obiettivo è semplice. Assolutamente. 10 euro. Io devo uscire da questa macelleria con 10 euro. Non mi fregare che fai il conto 17 e poi arrotondi, ok? Assolutamente. Dobbiamo rimanere su questa cifra. E io ti faccio divertire. Ora, io però nel frattempo volevo far vedere una cosa ai nostri amici. Quando andate nelle macellerie in Campania, sì, voi trovate l'arrosto di scottona, che altro che non è questo. Di tutte le altre parti d'Italia non è arrosto, voi lo chiamate arrosto per un motivo tutto vostro. È un fatto di cultura proprio napoletana. E quindi se andate a Napoli e chiedete l'arrosto, ragazzi, vi danno la postata. Esattamente. Bene, questo era uno sfizio che volevo togliermi. Ah, già hai preparato tutto? Allora, sì. Porta qua. Meraviglia. Con 10 euro alla macelleria di Pietro trovate, ecco, questa robetta ad attendervi. In ordine, partiamo da qui. Questo cos'è? Zuppa forte napoletana. Praticamente quinto quarto del suino con una cottura di circa 10-12 ore, vari step, vari tipi di cotture. Quando parli di quinto quarto del maiale, che intendi? Che parliamo di polmone, gola, lingua, tutto ciò che sono l'interiore del maiale, che come consistenza vanno bene per questo tipo di zuppa forte. Picagna, marbled bavarian. Beh, ragazzo, qui siamo già a alti livelli, se posso permettermi. C'è una marezzatura interessante, ad occhio direi che questa è una signora picagna. Questa ha una marinatura di 21 giorni, ecco, con un SPG. Okay. Un sale, pepe ed aglio fatto da me personalmente. Sei molto tecnico, stai, vedo. Ci proviamo, si studia, ci proviamo. Tecnico, bravo, complimenti. E quant'è? Pesamela un po' questa, adesso sono curioso. 342 grammi. Assolutamente. Costo al chilo, qui quanto stiamo? 14 euro. 4 euro. Beh, io praticamente metà del budget solo la picagna. Tu non ti preoccupi. Non mi preoccupo. Zuppa forte o soffritto? Costa 4 euro. 4 euro al chilo o la... No, 4 euro la vaschetta. 4 euro la vaschetta. Amico mio, 4 euro la vaschetta, 4,79 stiamo a 8,79 euro. Andiamo nei tagli poveri. Non ora andiamo ai tagli poveri, ma buoni lo sanno. Questa che è? 80 centesimi. A Napoli la chiamiamo salsicce pulmone. Salsicce pulmone. Che è una salsiccia forte, fatta con determinati tagli del maiale. Il polmone, immagino. No, anticamente si faceva col polmone. Cioè, come la chiami? Asasicce pulmone. Ma non c'è il polmone. Oggi no. Io adoro, cioè, io Napoli la adoro, fantastico. Salsiccia di polmone, non c'è il polmone, fantastico. Oggi no. Te voglio bene. E poi abbiamo questa. È una semplicissima costina di maiale cotta. Ma non c'è la costina. No, c'è la costina. Ah, no, c'è la costina. Okay. È una costina di maiale cotta a bassa temperatura. 8 ore a 70 gradi. E vabbè, questa 80 centesimi. E questa? E questa qui te la peso. 2, 3, sforiamo. Arriviamo a 11 euro. Il conto finale sarebbe di circa 11,20 euro. 11,20 euro. Ci si può stare, ci si può stare. Penso che ci si può anche divertire. 11 euro. 11 euro. Invece ti chiedo, la cosa più cara che hai
oggi in negozio, qui in macelleria, qual è? È la nostra Marbled Bavarian, sono delle bavaresi extra che non arrivano a 30 mesi di età, con una frullatura di 35 a 40 giorni. Benissimo, e questa viene al chilo quanto? Questa costa 29,90 al chilo. Quindi con 10 euro, facciamo un po', vediamo un attimo quanto me ne verrebbe, va? Una del genere ti viene 9,70 euro. Quindi 325 grammi. Amici di Braciami Ancora, alla macelleria Centro Carni di Pietro Esposito, con 10 euro potete portarvi a casa o questa costatina, diciamo questa bistecchina di 3 etti, esattamente, ci mangia praticamente uno solo, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi, esattamente, e sicuro 6 pezzi ci mangiamo in più di uno, assolutamente. Guarda, su questo ti chiedo, Pete, quante persone ci mangiano, persone normali, con tutta sta roba? Allora io ti dico che con la zuppa forte, sì, è mezzo chilo di bucatini, sì, ti faccio un primo. E già i bucatini quanto mi costa? Perché io ho già sforato dei nervi. Bucatini mo becchino, non ti può cose. Come? I bucatini me lo vedo io, se non lo ti vedi, preoccupare. Okay. Offro io. Questo qua lo teniamo come antipasto, ci facciamo dei pezzettini mentre aspettiamo il bucatino. Giusto, sì. Questo qua li abbrustoliamo, sì, e sì, facciamo, sì, un assaggino. Quindi tranquillamente 4-5 persone ci mangiamo. Fantastico, da Dio. Quindi con 10 euro ragazzi qui ci mangiano 5 persone. Macelleria di Pietro. Senti, famo così, questa taglio, scommetto che è buonissima, ma noi ci portiamo via sto tagliere. Va benissimo. Va bene? Grazie. Ok, no, grazie a te. Ve lo confeziono. Ce lo confezioni? Assolutamente. Ce lo vai. Grazie. Avete visto, ragazzi? Ci vuole la capacità, la professionalità del macellaio per uscire da una macelleria con tanta roba con soli 10 euro. Quello che voglio dire è una cosa, ragazzi, chiedete al vostro macellaio di esplorare nuovi tagli, di farvi fare nuove preparazioni, perché non è che possiamo mangiare costate, filetti tutti i giorni, c'è anche tanta altra roba buona che i nostri animaletti belli ci propongono, giusto Pietro? Assolutamente. Dico bene, dico giusto? Tutto giusto. Perfetto, grazie. Grazie Pia. Grazie a voi. Ti farò sapere. È stato un piacere. Aspetto due. Il nostro giro prosegue. Andiamo alla terza macelleria, che non mi ricordo dove sta. Dove sta la terza macelleria? Vuoi sapere troppi cose, poi vediamo per strada. Niente, vabbè, tocca fidarsi. Andiamo. No, bistecca marezzata, scusami se ti ho tradito oggi per questi tagli poveri, ma non ci puoi essere solo te nella vita di noi carnivori. Però giuro che torno a trovarti, ok? Ciao, 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 ciao. Luca, ben trovato, ciao caro, piacere, grazie dell'accoglienza. In questa macelleria ovviamente si può mangiare, si può comprare un sacco di roba buona, vedo che c'è tagli di carne strapeggiati, stragustosi, però tesoro mio, dobbiamo rimanere sui 10 euro. Budget. Esatto. Quindi, allora, abbiamo preparato fammi due vedere. Salsicce di maiale beneventano. Falle vedere, mettile un po' qua. Maiale. Sale, queste vino. Sembrano salsicce semplici semplici. Sono classiche salsicce. Cioè la loro bontà sta nella semplicità. Nella semplicità. Sapore del maiale. Mettile là, vai. Due braciole di cotica. Attenzione, queste tu le chiami braciole di cotica. Queste sì. Cotica sono ripiene. Sono ripiene di aglio, prezzemolo, pepe, salame e romano. Poi c'è un pezzo di cappello del prete. Il cappello del prete, c'hai, fantastico. Ragazzi, una lunga cottura. Nota tecnica sul cappello del prete, apparentemente potrebbe sembrare un filetto, ma c'è questa venatura qua, la vedete? Che lo differenzia dal filetto. Stiamo a 12,70. 12,70 ci possiamo fermare. Ricapitolando, la braceria pastore con poco più di 10 euro, ci siamo fermati a 12 euro, posso comprare tutto questo benedì, 1,8 kg di carne circa. Senti, è abbassato a 1,5 kg. Dai, che abbiamo tolto una cotica. Giusto, 1,5 kg di carne, ragazzi. 10 euro, 1,5 kg di carne. Mi porti, mi fai vedere la carne più costosa che hai in macelleria? Questo Wagyu. È fantastico. Questo è un Kagoshima 5. E quindi sta. Costa 280 euro al chilo. Adorabile Wagyu, tornerò da te con un portafoglio più carico. Ok, ciao. Allora Pete, scusi, io te posso lasciare un attimo che ti trovo i fornelli, che stai a fare di buono? Allora, abbiamo preso il nostro soffritto, l'abbiamo messo nella padella, l'abbiamo ravvivato con un pochettino d'acqua. Caleremo i nostri bucatini e un paio di minuti prima della cottura termineremo la cottura all'interno del soffritto. Siamo quasi in conclusione, ragazzi, abbiamo visitato tre macellerie in tre parti distinte di Napoli e i tre macellai che siamo andati a trovare davvero hanno dato il meglio di loro. Adesso conoscete altri tre punti dove andare a fare la spesa se siete di queste parti o se bazzicate la Campania.
Per concludere il video, Pete si è messo ai fornelli e ci sta cucinando qualcosa che abbiamo rimediato nel nostro tour quotidiano qui oggi a Napoli. Quindi ragazzi, ancora pochi minuti e poi finalmente assaggiamo il frutto della fatica di questa giornata. Guarda, facciamo così, io preferisco l'assaggio qua perché secondo me qua c'è più gusto. Ti ringrazio perché per il piatto, ma qui secondo me il soffritto con i bucatini realizzato da Pitta direttamente all'interno della cucina della Braceria Pastore penso che sia il modo migliore per terminare questa nostra giornata a Napoli, super intensa, super stimolante. Abbiamo imparato un sacco di cose, ne abbiamo mangiate tante altre. Napoli si conferma città fantastica e nota di merito ai tre macellai che abbiamo incontrato oggi, ragazzi preparatissimi che studiano, fanno tanta ricerca e poi si vede questa ricerca nei loro banchi, anche perché siamo riusciti a veramente a ottenere tantissima carne con 10 euro o poco più, abbiamo sforato di 1 euro, 2 euro, quindi siamo rimasti in target. Ragazzi, io me l'assaggio, sto soffritto con i bucatini. Mortacci quanto è buono. Complimenti. Ragazzi, è tutto. Un abbraccio e che la brace sia con voi e spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!